fuori Pinardi e Mustacchio, dentro Gian Donato e Giacomelli. 3-3 di Roberto Breda, davanti a Pinsoglio i difensori saranno Brighenti, Gentili, Camisa e Di Matteo, a centrocampo Padalino, Castiglia e Gian Donato, in attacco Malonga, Plasmati e Giacomelli. In panchina, oltre al secondo portiere Fortunato, ci sono Pisano, Martinelli, Mustacchio, Pinardi, Semioli e Maiorino. Per quanto riguarda il Novara, anche qui due novità nella squadra che parte titolare rispetto allo 0-2 di Modena contro il Sassuolo. E dunque nel 3-5-2 della coppia Perrone-Gattuso non ci saranno rispetto all'ultimo turno Buzzigoli e Faragò, giocano invece Parravicini e Perticone davanti a Bardi, i difensori sono Perticone, Lisuzzo e Bastrini, a centrocampo Del Prete, Marianini, Parravicini, Pesce e Alassan, in attacco giocano Gonzales e Mehmeti, in panchina Kosicki, secondo portiere, e poi Alborno, Faragò, Ghiringhelli, Lazzari, Piovaccari e Rubino. L'arbitro è Renzo Candussio di Cervignano, 35 anni, alla sua quinta stagione, 7 presenze in A, 83 in B, con lui gli assistenti Raparelli e Liberti e il quarto uomo Mangialardi. Licenza più abituato a convivere con la paura, più abituato a lottare contro le difficoltà, a soffrire, ha sofferto parecchio in estate e lo sapete, alla fine è riuscito comunque a confermare la presenza nel campionato di Serie B-Win ed è reduce dall'emozionante pareggio nel derby veneto di Cittadella 2-2, prima in vantaggio con Malonga, poi raggiunto da Giannetti e superato da Gasparetto. Quindi capace di riacciuffare il pareggio, in definitivo 2-2, con Gentili a 3 minuti dalla fine. Dopo l'ultima vittoria, che è datata 29 settembre, 2-1 sul Grosseto, sono arrivati l'1-0, sconfitta di Bari, lo 0-2 col Padova, il doppio 0-0 di Terni e con il Crotone, l'1-1 di Varese, lo 0-1 con il Lanciano e il 2-2 di Cittadella. Quindi 3 sconfitte, 4 pareggi per il Vicenza dopo l'ultima vittoria. Soprattutto il dato che preoccupa i tifosi vicentini e Roberto Breda è che il Vicenza non ha più segnato nel suo stadio nelle ultime 3 partite, quindi 270 minuti di digiuno per l'attacco del Vicenza, che segnò l'ultima volta al recupero abbondante 94esimo, calcio di rigore di Pinardi il 29 settembre e fu il 2-1 nei confronti del Grosseto. Per il Novara c'è il rischio che la crisi si trasformi in un vero tracollo inarrestabile. Ha infilato 6 sconfitte nelle ultime 8 partite, neppure l'esonero di Tesser è servito a dare la scossa. Il tandem Perrone-Gattuso ha perso 2 partite su 2, 1-0 in casa col Cittadella e 2-0 a Modena col Sassuolo, senza segnare neanche un gol. Col Sassuolo un buon avvio, ma i limiti, soprattutto caratteriali, si sono visti, soprattutto dopo il rigore di Terranova. La parola d'ordine è calma, ma è certo che il Novara considera questa la partita della svolta e chiede di più ai suoi attaccanti. Gonzales, che è l'autore del gol dell'ultima vittoria, 1-0 allo Spezia il 25 settembre, fu il suo quarto gol in campionato e adesso a quota 6 Gonzales, e anche Mehmeti l'anno scorso in Serie A con la maglia del Palermo. Tutto pronto per il fischio d'inizio di Candussio, ci piace sottolineare un'iniziativa importante che arriva da Grosseto a livello di campionato di Serie B-Win. Del Grosseto ultimamente si parla per l'esternazione o, se preferite, le intemperanze del suo presidente Camilli. Invece c'è una buona notizia, i tifosi del Grosseto si mobilitano per gli alluvionati di Albinia, nella squadra in eccellenza gioca Consonni, ex capitano del Grosseto, è stata organizzata per domani un'iniziativa di volontariato in aiuto di coloro che sono stati colpiti da questo tragico evento come l'alluvione, un'alluvione che ha colpito in special modo la zona della Maremma toscana. Sarà dunque il Novara a dare il calcio d'inizio. Ricordiamo che questa 15ª giornata si è aperta ieri con l'anticipo del Bentegodi tra Verona e Cesena, è finita 1-1, il Verona è salito a quota 32 punti e rimane a meno 2 dal Sassuolo capolista, il Cesena è salito a 14, anche il Cesena, che l'anno scorso era in Serie A, lotta per mantenere la categoria e quindi per restare in Serie B. Pallone appoggiato da Lisuzzo a Perticone, ancora Perticone che lo gioca verso Lisuzzo, era intervenuto Parravicini che farà il centrale davanti alla difesa con Del Prete e Alassane esterni e con Marianini e Pesce interni ai lati di Parravicini, l'ex giocatore del Siena. Qui il gioco è stato fermato, in campo dunque da un minuto
Vicenza e Novara per uno scontro salvezza che, ripetiamo, il Novara considera la partita della svolta, ma al quale sono legate anche le speranze del Vicenza di tornare al successo. E ricordiamo ancora che la vittoria manca da parecchio tempo a queste due squadre. Il Novara non vince dal 25 settembre 1-0 allo Spezia, gol di Gonzales. Il Vicenza non vince dal 29 settembre 2-1 al Grosseto, gol iniziale di Sforzini per il Grosseto, poi plasmati a un minuto dalla fine e Pinardi sul rigore in pieno recupero per un successo rocambolesco che è stato l'ultimo della formazione vicentina. Manovra il Novara con Lisuzzo, si fa vedere Del Prete, ancora Del Prete che insiste, si porta via due uomini, tocco centrale, non è riuscita la scivolata da parte di Parravicini, è ripartito il Vicenza, incrocia Malonga, ancora la possibilità per il Vicenza, il primo tiro che termina sul fondo, il primo pericolo sulla conclusione di Giacomelli, fatto tutto da solo Stefano Giacomelli, ex Ternana. Rivediamo il suo sinistro, cercare il palo più vicino, era comunque sulla traiettoria Francesco Bardi, ma non è intervenuto l'ex portiere del Livorno, uno dei più promettenti dell'ultima generazione, Francesco Bardi, classe 92, inquadrato intanto Roberto Breda, l'anno scorso era alla Regina, fu esonerato a gennaio e richiamato il 16 aprile, 43 anni Roberto Breda, alle spalle 61 panchine in Serie B, è abituato a convivere con le difficoltà, basta ricordare appunto la sua esperienza alla guida della Regina. Qui il break da parte di Parravicini, Bastrini, Alassane, ancora il tentativo di prolungare verso Memeti, sta arrivando Gonzales, insiste Memeti, Memeti prova col destro, debole la conclusione e neanche troppo angolata, si era liberato bene Gonzales. Memeti è un attaccante svedese nato in Kosovo l'anno scorso, come detto tre presenze in A col Palermo, quest'anno 5 reti in 9 partite, ma un po' in calo Memeti, come pure tutta la squadra nelle ultime giornate. Abbiamo rivisto dal replay che era in buona posizione Gonzales, Memeti ha fatto tutto da solo, poteva essere la prima palla gol per il Novara, qui Lisuzzo di testa, Alassane, insiste Alassane, prova a rinviare, palla recuperata ancora dal Novara con il cambio di gioco di Parravicini, o spazio per l'attacco di Del Prete, insiste Del Prete, finito a terra Luca Di Matteo, la rimessa laterale è stata già effettuata dal Novara, Parravicini, Gonzales, perso il pallone Gonzales, Di Matteo lancia lunghissimo, l'obiettivo era quello di servire Malonga che però non è stato raggiunto dal colpo di testa di Plasmati, rimessa laterale ancora in favore del Novara con Perticone, Del Prete, insiste Perticone, va a cercare Gonzales che non aggancia e allora la possibilità per il Vicenza di ripartire con Padalino, fermato da Parravicini, arriva Malonga, la palla però è rimasta tra i piedi di Simone Pesce, poi Del Prete, Marianini, insiste Marianini mentre c'è a terra Parravicini, continua a giocare il Novara, Del Prete prova l'attacco, lotta con Di Matteo, palla in fallo laterale e adesso l'arbitro Candussio va a controllare le condizioni del giocatore del Novara che è rimasto a terra, si tratta di Francesco Parravicini. Rivediamo lo scontro con Padalino, fortunatamente nulla di grave, due partite dunque la gestione al posto di Tesser della coppia Gattuso-Carlo Perrone. Giacomo Gattuso una decina d'anni alle spalle come allenatore nel settore giovanile del Novara, con cui ha vinto un campionato italiano a livello Berretti, stava facendo molto bene con la Primavera. Carlo Perrone a Vicenza ha giocato per tre stagioni dall'80 all'83, anche se la sua esperienza come calciatore è legata soprattutto all'Atalanta, una grande Atalanta che aveva tra gli altri giocatori come Caniggia e Stromberg. Attacca il Novara con Alassane, tocco all'indietro per Pesce, si fa vedere Marianini, ancora Marianini a terra, il fallo lo ha commesso Gian Donato, c'è calcio di punizione in favore del Novara, entra in netto ritardo Gian Donato,
sembrava dovesse giocare Alex Pinardi, che tra l'altro è uno dei migliori realizzatori del Vicenza con 2 gol come plasmati, meglio ha fatto solo Malonga con 6 gol, e invece è stato preferito all'ultimo Manuel Giandonato, l'autore del fallo che ha provocato questo calcio di punizione in favore del Novara. Si gioca da 6 minuti allo stadio Romeo Menti, sul pallone c'è Pablo Gonzalez, a sua volta miglior realizzatore del Novara, 6 gol sui 17 complessivamente realizzati dalla formazione del Novara. Gonzalez che indica ad Alassana di portarsi sulla sinistra, è andato a saltare in area di rigore anche Lisuzzo, lo spiovente di Gonzalez, Lisuzzo anticipato, palla ancora buona per Ticone, la lascia terminare fuori e c'è rimessa laterale per la quale arriva Del Prete. Per Ticone, prova a mettere dentro Gonzalez, non riesce ad intervenire Marianini, il rinvio di Luca Di Matteo, poi Malonga che non aggancia, lotta con Del Prete, la rimessa è ancora in favore del Novara, sembra in superiorità a centrocampo, non è soltanto una questione di numeri, 5 centrocampisti per il Novara contro i 3 del Vicenza, ma anche una questione di qualità individuale. Stava per rimettere in gioco il pallone Del Prete, ma c'è bisogno di un cambio da parte del Novara con l'ingresso di Faragò, maglia numero 24, al posto di Parravicini. Non ce la fa Parravicini, peccato, dopo soli 7 minuti deve abbandonare Parravicini e al suo posto entra Faragò con la maglia numero 24. Problema dunque per Parravicini ed entra sul terreno di gioco Paolo Faragò, centrocampista classe 93, numero di maglia 24, diventa il più giovane in campo Faragò. Attacco di Del Prete, Memetti, Marianini, ancora Marianini, poi Del Prete che può andare ad accompagnare l'azione e guadagna una rimessa laterale. Costretto dunque il Novara ad effettuare subito un cambio con l'ingresso di Faragò al posto dell'infortunato Parravicini, cambio che è avvenuto dopo 7 minuti di gioco. Avete visto inquadrato Giacomo Gattuso, Paolo Faragò, come detto del 93, è alla sua 6ª presenza nel campionato di Serie B. Di Matteo, profondità, l'appoggio di Giandonato, palla troppo lunga, non ce l'ha fatta Giandonato a raggiungere Malonga, il Novara ha già effettuato la rimessa con il movimento di Bastrini. Lisuzzo, ancora Bastrini, ancora Lisuzzo, Marianini, Memetti va a cercare Gonzalez, Gonzalez col sinistro, che occasione per il Novara, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo, il primo della partita, la fiammata di Pablo Gonzalez e il primo calcio d'angolo in favore del Novara, il sinistro di Gonzalez deviato per il primo corner della partita, è venuto avanti a saltare anche Bastrini, c'è naturalmente anche Lisuzzo, c'è Perticone, tutti e 3 i difensori centrali, c'è anche Marianini, ecco lo spiovente, pallone che è stato allontanato da Plasmati, recupero di Pesce, ancora uno spiovente, una deviazione e ancora un corner, il secondo per il Novara, sta spingendo la squadra della coppia Gattuso-Perrone con il secondo calcio d'angolo che va a battere Pablo Gonzalez al 10° del primo tempo. Ancora Lisuzzo, ancora Marianini, spiovente con palla lunghissima, salta proprio Marianini, prova a rimettere dentro, fischiato un fallo in attacco di Marianini e quindi calcio di punizione in favore del Vicenza, lo sta per battere Carlo Pinsoglio, rivediamo la spinta al centro dell'area di rigore, sembrava più fallo da parte di Bastrini che non di Marianini, la battuta di Pinsoglio. Brighenti, profondità Brighenti per lo scatto di Padalino,
alla fine la chiusura in fallo laterale e la rimessa da parte del Vicenza all'interno dell'area di rigore. Il movimento di Plasmati, c'è Malonga, qui un malinteso, la rimessa torna al Novara con Masaoudou Alassan, classe 92, nazionale under 20 ghanese, uno dei giocatori più promettenti, trova spazio da titolare nelle file del Novara, cresciuto in un settore giovanile di altissima qualità come quello del Genoa. Gian Donato, è rimasto a terra un giocatore del Novara, ferma tutto l'arbitro Candussio. È rimasto a terra anche Brighenti, a dire la verità, e allora ha fatto bene Candussio, due uomini a terra infortunati. Va subito a controllare le condizioni di Brighenti l'arbitro Candussio. Rivediamo lo scontro che coinvolge da una parte Brighenti, e dall'altra Memeti, che si sta faticosamente rialzando. A terra Brighenti e Memeti, attaccante che come detto ha realizzato 5 gol in questo campionato di Serie B Win. A quota 6 c'è Pablo Gonzales. Calcio di punizione in favore del Vicenza con in avanti Malonga, Giacomelli, Plasmati e anche Padalino. Viene accompagnato fuori Memeti su un colpo alla schiena. Palla lunga a cercare la testa di Plasmati, cerca la deviazione verso Malonga, arriva prima Lisuzzo, ancora il Vicenza, il rinvio da parte di Perticone, poi del Prete. Assiste del Prete, Gonzales, attaccato e messo giù, fallo di Di Matteo, calcio di punizione in favore del Novara, poco fa il sinistro di Pablo Gonzales. Prima palla gol vera costruita dal Novara, ha battuto Perticone all'indietro per Lisuzzo, si fa vedere Bastrini, l'anno scorso ha giocato qui con la maglia del Vicenza, cresciuto nella Sampdoria, è stato fermato l'attacco di Faragò mentre c'è rimessa laterale per il Vicenza. Faragò, lo ricordiamo, è subentrato dopo 7 minuti all'infortunato Parravicini, rimessa già effettuata, movimento di Plasmati, poi Padalino, la rimessa laterale affidata a Brighenti, si avvicina a Castiglia, Brighenti preferisce lanciare lungo ancora verso Plasmati, poi Padalino fermato da Faragò, ancora il Vicenza però che recupera con Gian Donato. Lisuzzo in lotta con Malonga, difende il pallone con il corpo, Lisuzzo vicino alla bandierina, tocco corto per liberare Alassan, sbaglia Alassan, ancora il Vicenza, Giacomelli manca il pallone proprio al limite dell'area di rigore, poi si scontra con Marianini, fa giocare l'arbitro, è arrivata dunque anche un'occasione per il Vicenza su errore di Alassan, e adesso gioca con calma il pallone all'indietro Camisa, fa ripartire Gentili, Brighenti, lancio di Gian Donato, lo scatto di Padalino, bruciato sullo scatto Alassan, arriva il calcio di punizione a favore del Vicenza per l'intervento falloso di Alassan su Padalino, lo stiamo rivedendo. Giacomelli, Malonga, Plasmati, salito anche Gentili all'interno dell'area di rigore. Sarà proprio Padalino a mettere il pallone in mezzo. Spavento di Padalino, prova Plasmati. Alassan stavolta rinvia senza pensarci troppo, il recupero da parte di Di Matteo, ma il break da parte del Novara, lancio di Faragò, palla buona per Memeti, era rimasto da solo a difendere Luca Di Matteo in mezzo a due avversari, erano Memeti e Gonzales, rimessa già effettuata con Pesce,
Marianini. L'inserimento di Perticone. Memeti prova col destro, debole e anche abbastanza impreciso. Tiro di Faragò è terminato sul fondo, è pronto alla rimessa Carlo Pinzoglio, mentre abbiamo superato il primo quarto d'ora della partita, 0-0 tra Vicenza e Novara. Qualcosa si vede a livello di conclusioni, ma è ancora troppo poco, domina la paura tra Vicenza e Novara. Di Matteo è stato fermato dal recupero di Memeti, poi Marianini lotta e difende il pallone del prete, ancora Memeti, insiste Memeti, Marianini, Lisuzzo, riparte il Novara con Bastrini, Faragò, fermato da due avversari, Faragò, Alassan cerca di far ripartire l'azione del Novara, ma mette il pallone in fallo laterale. La rimessa sarà del Vicenza con Brighenti, si avvicina Gian Donato, si avvicina anche Padalino, Brighenti, Malonga a partire, lo ferma Lisuzzo, Bastrini che era stato superato da Malonga, Pesce, ancora Bastrini, lancio verso Pablo Gonzalez, buono l'aggancio ma buona anche la chiusura difensiva, poi un passaggio troppo profondo, una palla che scivola a fondo campo per la rimessa di Francesco Bardi. Ci sono anche i tifosi del Novara allo stadio Romeo Menti, pochi ma buoni, nel senso che si fanno sentire, un centinaio di fedelissimi del Novara. C'è stata una mini contestazione dopo la seconda sconfitta consecutiva, 2-0 a Modena col Sassuolo. Novara che sta cercando di rialzare la testa da quando ha cambiato gestione tecnica, passando da Tesser alla coppia Perrone-Gattuso. Gonzalez, la palla dentro, scaraventata in fallo laterale, calcio d'angolo in favore del Novara, pronto Pablo Gonzalez a battere dalla bandierina. Salito Lisuzzo, c'è anche Perticone, manca l'intervento e poi la conclusione di Faragò sul fondo dopo il mancato intervento da parte di Plasmati. Tiro di Faragò, palla sul fondo, ha già rimesso in gioco Pinzoglio. Di Matteo, ancora Di Matteo dopo lo scambio con Castiglia, di testa Perticone, Memeti, Marianini, si fa vedere Gonzalez ma è impreciso il passaggio di Marianini. Di Matteo col destro, l'opposizione del prete era diventata quasi un assist per Gonzalez. Adesso Plasmati ferma il pallone, ancora Plasmati, calcio di punizione, fallo di Pesce su Gianvito Plasmati, calcio di punizione. Abbiamo rivisto la trattenuta evidente ai danni di Plasmati, sta per battere Camisa, ancora la palla verso Plasmati, poi Alassan attaccato da Padalino, insiste Alassan, buona difesa del pallone, Bastrini del prete, Perticone, Marianini, ancora Perticone, sa chi dare il pallone, era disturbato dall'arrivo di Giacomelli, chiesto la collaborazione di Lisuzzo, lo scambio con Bastrini, c'è spazio per l'avanzata di Lisuzzo. Gonzalez, Memeti, la palla di ritorno per Gonzalez, una chiusura di Gentili che scaraventa in fallo laterale. Si è vista la collaborazione tra Memeti e Pablo Gonzalez, adesso c'è rimessa laterale a favore del Novara con del prete, Perticone, ancora Lisuzzo, padrone del possesso palla in Novara, non riesce però finora ad essere particolarmente incisivo negli ultimi 30 metri, rinvio di Bardi, salta Marianini, riesce a spostare il pallone verso Memeti, adesso Pablo Gonzalez può andare da solo, prova la combinazione sulla sinistra con la conclusione che termina in gol per il vantaggio del
Novara 1-0, il vantaggio del Novara che si è portato in vantaggio con Faragò. Ha segnato Faragò al 21esimo del primo tempo, Novara in vantaggio 1-0, la rete di Faragò che segna il suo primo gol in Serie B e lo va a urlare ai sostenitori che hanno accompagnato il Novara. Tutto è nato da una brillante intuizione di Gonzales, la palla girata verso Faragò, il destro che termina sul primo palo, forse anche con una leggera deviazione che spiazza il portiere Pinsoglio. C'è stata la deviazione, ma il gol naturalmente è tutto di Faragò. Primo gol in Serie B per il giovanissimo che è entrato al posto dell'infortunato Parravicini dopo 7 minuti e al 21esimo ha portato in vantaggio il Novara. Il gol da parte di Faragò, mentre Marianini lotta con due avversari, riesce a riconquistare il pallone e subisce il fallo, guadagnando un calcio di punizione con l'intervento falloso da parte di Gian Donato. Gol dunque di Faragò, primo gol in Serie B e tra l'altro prima rete per il Vicenza della gestione Perrone-Gattuso. Finora 2 sconfitte su 2, avevamo detto 0-1 in casa col Cittadella e 2-0 a Modena col Sassuolo senza segnare neanche un gol. Qui c'è il primo cartellino giallo della partita, destinatario Plasmati. È un'ammonizione pesante questa perché Plasmati era diffidato e salterà la trasferta di Ascoli. Ascoli-Vicenza è il prossimo appuntamento per la squadra vicentina, si giocherà sabato 24 novembre alle 15 senza Plasmati che è stato appena ammonito ed era diffidato. Calcio di punizione che sta per battere Pesce, gol di Faragò con deviazione, un pizzico di fortuna, ricordiamo Faragò era in panchina, è entrato dopo 7 minuti per l'infortunio di Parravicini. Cross di Del Prete, anticipati sia Mehmeti che Gonzales, Alassan, Pesce, Gonzales, sovrapposizione di Alassan, cross che non può essere raggiunto da Mehmeti, pallone fermato da Pinsoglio. Superata la metà del primo tempo con il Novara in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Faragò. Malonga, la fermata all'iniziativa di Castiglia che fa viaggiare il pallone verso Di Matteo, l'inserimento di Giacomelli, prova ad andarsene Giacomelli, ancora Giacomelli che mette dentro sul primo palo, non è arrivato Padalino per la deviazione, sarebbe stato l'1-1, Brighenti non tiene il pallone in campo, subito l'occasione per il Vicenza di pareggiare i conti, bravissimo Stefano Giacomelli, mette dentro un pallone invitante, arriva in ritardo di pochissimo Padalino, poteva essere l'1-1 per il Vicenza. Messa laterale effettuata con l'anticipo nei confronti di Mehmeti che poi lotta, prova a girare verso Pablo Gonzales, ci sarà rimessa laterale in favore del Vicenza con Brighenti, fermato Gian Donato, la palla è fuori e la rimessa stavolta è del Novara, un'incomprensione tra Brighenti e Gian Donato con la rimessa che spetta ad Alassan. Colpo di testa di Gentili ma prosegue l'azione del Novara, fermato però Mehmeti, il lancio in profondità per Plasmati, Bardi con grande prontezza di riflessi, l'uscita di Francesco Bardi che va subito ad appoggiare il pallone su Perticone. Pesce, Del Prete è stato attaccato e finisce a terra Castiglia, pronto a battere Di Matteo. Calcio di punizione in favore del Vicenza, quando siamo al 25esimo del primo tempo, decide il gol di Faragò per il vantaggio del Novara. Palla lunga, salta Lisuzzo, sposta però il pallone Plasmati, lo manda nella zona controllata da Del Prete, ci sarà rimessa dal fondo per Bardi. Breda vuole una maggiore intraprendenza da parte della sua squadra, sta provando sia ad attaccare ma come nel caso del Novara ha iniziato con un po' di paura,
Poi però subito dopo il gol del vantaggio firmato Faragò ha avuto una grande occasione provocata dalla velocità di Giacomelli, non sfruttata da Padalino e neanche dagli altri attaccanti plasmati. Alassan, Pesce, prova a liberarsi ancora Faragò col destro, tiro innocuo per Pinsoglio, qui ha un po' esagerato ed è stato anche ripreso da Marianini. Faragò che ha cercato la conclusione, il rinvio di Pinsoglio, un po' di testa e poi il rinvio da parte di Alassan. Padalino, Brighenti, impreciso il passaggio che tendeva a far arrivare a Malonga, controlla il pallone Bastrini per la rimessa dal fondo da parte di Bardi, un po' di insofferenza da parte del pubblico vicentino, vorrebbe anche una maggiore precisione nei passaggi, un paio di palloni buttati via sono stati stigmatizzati dai tifosi biancorossi. Qui rivediamo il gol di Faragò con una deviazione che spiazza Pinsoglio, la gioia della panchina del Novara con Perrone e Gattuso. È il primo gol, lo ripetiamo, della gestione Perrone Gattuso, la coppia di tecnici che si è insediata, questa è la terza partita della loro gestione al posto dell'esonerato Tesser. A questo proposito ricordiamo che il Novara, che qui ha recuperato palla con Gonzales, ha smentito all'inizio della settimana il possibile ritorno di Tesser o l'ingaggio di un altro allenatore, si era parlato di Bergodi, di Dalcanto, di Azzori, in realtà il Novara ha confermato in pieno la sua fiducia alla coppia Perrone-Gattuso. Fuorigioco di rientro di Memeti non punito, colpo di testa di Marianini, ha tentato il lancio Castiglia regalando il pallone a Pesce, poi Perticone, Del Prete, Pesce, Faragò, Bastrini, scambio tra Bastrini e Lisuzzo, ancora Pesce, Del Prete, Perticone, profondità, cercare Memeti, c'è stato l'anticipo, Memeti commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone, fallo su Camisa, il calcio di punizione in favore del Vicenza. Stiamo avvicinando alla mezz'ora del primo tempo allo stadio Romeo Menti, vantaggio Novara grazie a Faragò, 1-0 per la squadra del Novara. Sta per battere Gentili, palla lunga verso Plasmati, Brighenti, Malonga, ancora Malonga, inserimento di Gian Donato, prova a cambiare gioco Gian Donà, colpo di testa e parata di Bardi, colpo di testa di Plasmati, non era un granché, debole, neanche troppo angolato, nessun problema per Bardi, assist di Gian Donato. Plasmati qui era rimasto libero, dimenticato dalla difesa del Novara, colpo di testa però innocuo per Francesco Bardi che ha già rinviato. Scontro testa contro testa fra Marianini e Castiglia, rimane a terra il giocatore del Novara, un uomo d'esperienza, Francesco Marianini, classe 79. Rivediamo. La caduta di Marianini, calcio di punizione, mentre continuano le inquadrature su Giacomo Gattuso. Ex difensore del Como. Qui viene accompagnato momentaneamente fuori Marianini. Novara, lo ricordiamo, ha perso dopo 7 minuti Parravicini per infortunio, l'uomo che è entrato al suo posto, e cioè Faragò, classe 93, il più giovane in campo, dopo 13 minuti è andato a bersaglio per la rete dell'1-0. La battuta di Pesce, si infila Gonzales, la palla è stata allontanata di Matteo, Castiglia, Brighenti, Malonga, è rientrato Marianini, ristabilita la parità numerica con Gian Donato che gioca ancora verso Brighenti, Padalino, si
assiste Brighenti, lo controlla però Faragò, sta svolgendo anche un ottimo lavoro come interno sinistro. Faragò prova ad andarsene, è stato fermato dal recupero di Gian Donato. Ancora Gian Donato, lotta con Faragò, alla fine c'è calcio di punizione. Contrasto fra due giovani molto promettenti, Manuel Gian Donato che ha esperienza a livello di Serie A anche con il Lecce, classe 91, e Faragò, classe 93, appena segnato il suo primo gol in B. Uscita di Bardi dopo il colpo di testa di Plasmati, stava arrivando Malonga, ma prima la presa sicura di Francesco Bardi, adesso Del Prete, è stato colpito da Giacomelli. Calcio di punizione in favore del Novara, non era cattivo l'intervento di Giacomelli, cercavano tutti e due il pallone, ma Giacomelli ha finito per far male a Del Prete. E allora punizione in favore del Novara. Punizione battuta verso Lisuzzo, Bastrini, Lisuzzo, Memeti alla caccia del pallone, colpo di testa di Gentili, Pesce, Gonzales, non ce l'ha fatta a far passare il pallone Gonzales che intendeva servire Memeti, è ripartito Di Matteo, lo chiudono in due, palla buttata in avanti verso Castiglia. Ora Castiglia alla fine guadagna una rimessa laterale, sta per effettuare Di Matteo. Giacomelli attaccato da Gonzales, poi palla che viaggia all'indietro, è stato Gian Donato a far ripartire da dietro l'azione del Vicenza, il lancio verso Plasmati, tentativo sul quale si allunga Bardi, palla sul fondo, tentativo di Castiglia, pallone che viaggiava verso l'angolino, rivediamo l'appoggio di Plasmati, Castiglia cerca col destro di sorprendere Bardi che è comunque sulla traiettoria del tiro. Rimessa di Bardi, colpo di testa di Giacomelli, Di Matteo evita la rimessa laterale, ancora Plasmati, subito fallo da Lisuzzo, e Pesce che era pronto a far ripartire l'azione del Novara deve riconsegnare il pallone al Vicenza. Stiamo rivedendo qui la spinta di Lisuzzo ai danni di Plasmati, calcio di punizione in favore del Vicenza, pronto a battere Gian Donato. In area c'è anche Gentili, spiovente di Gian Donato, il rinvio di Marianini, ancora Gian Donato, prova lo spiovente Gian Donato a cercare la testa di Plasmati, Alassan non è riuscito a rinviare, sembrava pronto a farlo, è arrivato Bardi. Rivediamo ancora, tentativo di Plasmati, Alassan che non ci arriva, per sua fortuna alle sue spalle arriva Francesco Bardi. Di nuovo il Novara con il cambio di gioco su Del Prete. Gonzales, ancora Del Prete, Perticone, Lisuzzo, Pesce, inserimento di Del Prete, ha provato a far passare il pallone per Memeti ma non ce l'ha fatta, Marianini, Pesce, Alassane, si fa vedere Faragò che va ad accompagnare da quella parte, Alassane, Bastrini, tocco corto di Gian Donato, poi Malonga, Plasmati, Padalino, palla corta di Padalino, voleva servire Gian Donato, la perde ma la recupera, si è fatto perdonare l'errore precedente Padalino. Ancora lo svizzero che cerca il controllo sulla linea laterale, insiste Padalino, fermato ma riesce a saltare due uomini, non il terzo che era Pesce. C'è rimessa laterale affidata alla Vicenza con Padalino che ha lasciato il pallone a Brighenti. Gian Donato prova col sinistro, Gian Donato sul fondo, niente da fare, Vicenza un po' bloccato anche a livello psicologico dopo il gol realizzato da Faragò, è riuscito sia a rendersi pericoloso ma con poca convinzione,
denotata anche da questo tentativo un po' velleitario, un po' inutile da lontano del suo centrocampista Manuel Giandonato. La rimessa di Bardi, Faragò, Alassane, il lancio per Memetti, si fa vedere intanto in area Pablo Gonzalez, palla buona, calcio d'angolo, il terzo corner in favore del Novara, arriva al 36esimo di questo primo tempo, se l'è procurato Memetti. 3-0 il conto dei calci d'angolo in favore del Novara, è andato a battere Pablo Gonzalez. In area c'è anche Bastrini, va a saltare Lisuzzo. Metti naturalmente, colpo di testa e parata di Pinsoglio, colpo di testa di Marianini, era finito a terra Memetti e ci è sembrato di vedere una enorme trattenuta, eccola qua da parte di Giandonato, ha fatto giocare l'arbitro, ma sospetti che questo fosse un grande calcio di rigore, mentre abbiamo rivisto anche il colpo di testa di Marianini, ma c'era una trattenuta evidente di Giandonato. Qui prova Plasmati, corre Giacomelli, palla buona per Del Prete che la controlla, prova a ripartire il lungo lancio di Del Prete, c'era una trattenuta evidente, mentre Memetti fa ripartire Gonzalez, sta arrivando Faragò, la finta di Faragò per l'inserimento di Alassane, Alassane prova col sinistro e manda fuori. Tiro di Alassane sul fondo, ma continua il Novara a fare la partita, eccola qua la trattenuta evidente di Giandonato ai danni di Bastrini, era calcio di rigore per il Novara, l'abbiamo vista e la rivediamo ancora dal basso grazie al prezioso contributo della nostra regia. Fallo di Giandonato su Bastrini, l'arbitro non l'ha vista, altrimenti avrebbe fischiato il calcio di rigore. Di Matteo, ancora Di Matteo in velocità su Perticone, è rimessa dal fondo, dice Candussio, si va a lamentare Di Matteo, ma si tratta di rimessa dal fondo. 7 minuti ancora da giocare in un primo tempo che ha visto il Novara comportarsi sicuramente meglio rispetto al Vicenza, con più iniziativa, con più personalità, facendo pesare la qualità dei giocatori ai quali il campionato di Serie B Win va stretto, perché sono molti, lo abbiamo detto parlando delle rispettive carriere, che hanno giocato, possono vantare un'esperienza in Serie A, comunque in categoria superiore. Donato, Brighenti, c'è Padalino ad accompagnare, la palla di ritorno per Brighenti in area di rigore, cerca di calciare, non trova più il pallone Brighenti, chiede ancora l'aiuto di Padalino, spiovente di Padalino, salta Malonga, è arrivato Lisuzzo prima di tutti, ancora la palla messa dentro, Lisuzzo che allontana, fallo in attacco di Plasmati e calcio di punizione in favore del Novara. Si è fatto male Lisuzzo che aveva allontanato di testa il pallone ma non abbastanza. Rivediamo il cross di Padalino, Lisuzzo allontana, la palla resta lì, la rimette dentro Castiglia, quando arriva Lisuzzo subisce fallo da Plasmati, quindi calcio di punizione in favore del Novara. Si è rialzato Lisuzzo, è pronto Bardi a battere il calcio di punizione in favore del Novara. Fallo in attacco, fischiato a Marianini, la punizione stavolta è in favore del Vicenza. È rimasto a terra Giandonato, parecchi richiami alla grinta da parte dei tifosi del Vicenza, i loro giocatori. Approccio un po' molle da parte della squadra di Breda a questa partita, che pure è fondamentale per il Vicenza, che ripetiamo non segna in casa da 3 partite e mezzo. Brighenti, Malonga, Padalino, prova a mettere in mezzo, guadagna solo una rimessa laterale Padalino, con le mani Brighenti, Padalino, ancora Brighenti, è troppo lungo il pallone che Alassane fa terminare sul fondo, sembra scottare tra i piedi il pallone ai giocatori del Vicenza, sinceramente preoccupato ci sembra Roberto Breda.
niente gol per il Vicenza nel suo stadio nelle ultime tre partite e nei primi 41 minuti di questa. Sicuramente più soddisfatto Giacomo Gattuso, che dirige tecnicamente le operazioni del Novara insieme a Carlo Perrone. Lisuzzo, è arrivato prima Plasmati, Giacomelli, la risposta di Bardi in calcio d'angolo sul tiro di Stefano Giacomelli, ex attaccante della Ternana, l'assist di Plasmati e poi Giacomelli col destro. Arriva il primo calcio d'angolo in favore del Vicenza, occhio a Plasmati che va sul primo palo, era uscito il pallone sulla battuta di Padalino e quindi rimessa dal fondo per Bardi. Poco fa si è ben comportato il portiere che l'anno scorso giocava nel Livorno sulla conclusione da fuori area di Giacomelli. Palla fuori, chiede scusa Bardi, la rimessa affidata a Brighenti. Giandonato, perso il pallone Giandonato ma lo riconquista, ancora Giandonato, insiste Giandonato, Castiglia, Giacomelli, vediamo se prova ad andarsene come aveva fatto ad inizio partita, lo ferma Pablo Gonzalez in raddoppio di marcatura. Poi un buon recupero da parte di Memeti, Gonzalez, a terra Pablo Gonzalez, fallo è di Giandonato, calcio di punizione con tutto il mestiere, tutta l'esperienza. Pablo Gonzalez ha guadagnato questo calcio di punizione che ha battuto Del Prete, Pesce, Alassane, Faragò. Ancora Pesce, Alassane, Bastrini. Movimento di Lisuzzo, lo va ad attaccare Plasmati, ancora Lisuzzo in profondità, colpo di testa di Camisa che allontana ma la palla torna al Novara. Alassane, addirittura un tunnel che era riuscito, sì, ai danni di Brighenti, calcio di punizione in favore del Novara. Rivediamo il tunnel fra numeri 3 di Alassane, il ganese, nei confronti di Brighenti, punizione già battuta, ancora Alassane, Faragò anticipato, recupero però di Alassane, Pesce, ancora Alassane, lo spiovente a cercare Marianini, la parata di Pinsoglio sul colpo di testa di Marianini. Sta per cominciare l'ultimo minuto del primo tempo, abbiamo rivisto il colpo di testa di Marianini, rinvio di Pinsoglio, Castiglia prova a prolungare, arriva Del Prete, Di Matteo, la deviazione da parte di Marianini, la rimessa sarà in favore del Vicenza, ancora con Di Matteo, viene incontro Plasmati, solito duello con Lisuzzo che commette fallo, è solo un richiamo per Lisuzzo, sindaco come lo chiamano a Novara, bandiera della società novarese, pronto a battere Giandonato. Spiovente di Giandonato, salta Plasmati, va a recuperare il pallone Del Prete, Faragò, Gonzalez, la palla era uscita, bella rimessa in favore del Vicenza. Giandonato prova ad andare da solo, Giandonato contro tre avversari, l'ultimo è Alassane che ha commesso fallo, calcio di punizione in favore del Vicenza. Sta per scadere il primo tempo con il Novara in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Faragò. Sono tre i minuti di recupero decisi dall'arbitro Candussio. Mischia nell'area di rigore di Bardi col movimento di Plasmati, è stato Lisuzzo ad allontanare, Brighenti cerca di rimettere dentro, alla fine il rinvio di Bastrini,
la corsa di Pablo Gonzalez in lotta con Di Matteo, che è in vantaggio. Colpisce il pallone di Gonzalez, ancora Gonzalez prova ad andarsene, lo ferma Di Matteo, poi scivolata e palla tenuta in campo da Padalino. No, si tratta di rimessa laterale in favore del Novara, nonostante la scivolata del giocatore svizzero. Sì, il pallone era uscito. Con le mani Alassan. Ha sbagliato però il punto di rimessa e allora fallo laterale, passa al Vicenza. Malonga. Provato a prolungare, va Lisuzzo sull'arrivo di Giacomelli e Plasmati ad appoggiare indietro al suo portiere. Rinvio di Bardi. La contesta di Gentili, sta rientrando dal fuorigioco Plasmati. Padalino. Brighenti. Giandonato. Di Matteo. Giacomelli, la palla di ritorno per Di Matteo, prova ad andarsene e viene fermato in fallo laterale Di Matteo. Scivolata era di Memetti, poi Marianini che commette fallo. Un calcio di punizione interessante per il Vicenza quando stiamo entrando nell'ultimo minuto del recupero del primo tempo. A terra Giacomelli, attaccato irregolarmente da Marianini. Occhio a Malonga. Due uomini in barriera, Pesce e Pablo Gonzalez. Prova Giacomelli a mettere dentro, tentativo in girata di Giandonato sul fondo. Era andato sul primo palo, difficile far gol da quella posizione. Ci ha provato Giandonato, forse la voleva mettere in mezzo all'area piccola. Nessun problema per Bardi, ma alla rimessa il portiere del Novara. Quando ormai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Prolunga Marianini, Gonzalez. Ha fintato il tiro l'argentino, ci prova col sinistro Pablo Gonzalez. Arriva Pesce e arriva il fischio finale dell'arbitro Renzo Candussio. Primo tempo che si chiude sull'1-0 per il Novara. Fischi da parte dei tifosi del Vicenza per la loro squadra. Ha giocato meglio il Novara, soprattutto più deciso, più convinto, più sicuro in quella che è stata considerata la vigilia, la partita della svolta, e che invece per il Novara al momento è la partita della paura, dicevamo, e che invece può essere considerata al momento per il Novara la partita della svolta. Una svolta arrivata dopo 21 minuti con il gol di Faragò, che era entrato al settimo al posto dell'infortunato Parravicini. Ci fermiamo qualche istante, è il momento del super spot. Ancora intervallo allo stadio Romeo Menti, dove il Novara è in vantaggio per 1-0 sul Vicenza. Il gol di Faragò, che era entrato 13 minuti prima al posto dell'infortunato Parravicini, sta decidendo la sfida a favore del Novara, che, lo ricordiamo, ha vinto soltanto una volta in trasferta in questo campionato, in particolare non vince dal 25 settembre, dall'1-0 allo Spezia con gol di Pablo Gonzalez. È sempre importante il movimento dell'argentino anche quando non segna lui. Oggi è stato l'uomo assist per la rete di Faragò, che sta dando la vittoria al Novara. Pronto ad entrare Pisano nelle file del Vicenza, potrebbe essere il primo cambio da parte di Roberto Breda, che non è riuscito a trasmettere ai suoi in questo primo tempo sufficiente vigore, sufficiente disinvoltura per attaccare in maniera convinta. Ha fatto poco il Vicenza, bloccato dalla paura anche sia prima che dopo il gol realizzato da Faragò. Ci fermiamo ancora per qualche istante, le squadre stanno per tornare in campo. Super spot e poi il secondo tempo di Vicenza-Novara. Le protezioni sotto scocca, togliamole. Immagini il risparmio. Proteggono dalla corrosione. Volkswagen Polo da 10.900 euro, con finanziamento d'anticipo zero, TAN 0, TAEG 220, anche sabato e domenica. Di nuovo in campo Vicenza e Novara, è tutto pronto per il primo cambio anche da parte di Roberto Breda.
Sta per entrare Alex Pinardi. Sarà lui la novità di questo secondo tempo per quanto riguarda il Vicenza. Centrocampista di grande esperienza, uomo d'ordine, Alex Pinardi. Sembrava dovesse giocare dall'inizio e invece entra adesso all'inizio del secondo tempo la novità di Alex Pinardi in questo secondo tempo in cui il Vicenza deve rimontare la rete di svantaggio, la rete segnata da Faragò. Campo Pinardi al posto di Brighenti. Uscito Brighenti con la maglia numero 3, al suo posto Pinardi con il numero 16. Allora si abbassa Padalino sulla linea dei difensori, quindi Padalino, Gentili, Camisa e Di Matteo nella difesa del Vicenza davanti a Pinsoglio, e poi Pinardi, Castiglia e Giandonato alle spalle di Malonga, Plasmati e Giacomelli. E questa è la nuova disposizione del Vicenza in questo secondo tempo, con in panchina, per due cambi ancora disponibili, il secondo portiere Fortunato e poi Pisano, Martinelli, Mustacchio, Semioli e Maiorino. Per quanto riguarda il Novara, tutto come nel primo tempo, cioè Bardi in porta, difesa 3 con Perticone, Lisuzio e Bastrini, a centrocampo Del Prete, Marianini, Pesce, Faragò e Alassan, in attacco Memeti e Gonzales. In panchina per due cambi ancora disponibili, Kosicki secondo portiere, Alborno, Ghiringhelli, Lazzari, Piovaccari e Rubino. È cominciato il secondo tempo con la novità nel Vicenza di Alex Pinardi, che ha preso il posto di Brighenti. Colpo di testa di Del Prete, prova subito ad attaccare il Vicenza. Del Prete ha girato verso Memeti, Gonzales, ancora Memeti, sta arrivando Faragò a dare una mano, palla dentro proprio per Faragò, ha commesso fallo Faragò appoggiandosi irregolarmente sulle spalle di Padalino. Abbiamo visto evidente il fallo che è stato fischiato nei confronti di Faragò. Calcio di punizione con Di Matteo, ancora Di Matteo, tutta la fascia sinistra per Luca Di Matteo, capitano ed esterno sinistro del Vicenza, è riuscito a mettere dentro per Malonga, ancora una possibilità per Giacomelli, cross ribattuto, di nuovo il Vicenza che prova ad attaccare con l'assist di Pinardi, Plasmati e poi l'arrivo di Bardi dopo che Alassane era riuscito comunque a contenere lo slancio di Plasmati. È ripartito proprio Alassane, difensore ghanese, scuola Genoa, assiste Alassane, fermato tutto Padalino, Pinardi fermato da Pesce che difende bene il pallone, ancora Pesce, Alassane, Faragò, preferisce non rischiare, palla giocata all'indietro verso Bardi. Padalino, ha ricevuto il pallone da Gentili, poi finisce a terra, fallo commesso da Faragò per il calcio di punizione in favore del Vicenza. Abbiamo rivisto il fallo nei confronti dello svizzero Padalino, ha cambiato il gioco Pinardi, Di Matteo, Giacomelli, ancora Di Matteo, spazio per attaccare Di Matteo in posizione di ala sinistra, fermato però lo slancio di Di Matteo. Giandonato lotta con Pablo Gonzales, buona difesa del pallone dell'argentino, ancora Pablo Gonzales, e calcio di punizione, fallo di Giandonato su Gonzales. Calcio di punizione mentre c'è un richiamo dello speaker dell'altoparlante dello stadio per ricordare che è proibito il lancio di oggetti, parecchi oggetti, nell'area di rigore di Francesco Bardi. Vicenza rischia una multa o, se le cose dovessero essere più gravi, addirittura la squalifica del campo. Per il momento niente di preoccupante, ma ha fatto bene lo speaker dello stadio tramite altoparlante a ricordare che è opportuno sospendere il lancio di oggetti. Lancio di Lisuzzo, Del Prete, è stato fermato Marianini, la palla alla Vicenza con Plasmati, recupero di Del Prete che ha commesso fallo e viene ammonito, giallo per Del Prete.
prima ammonizione per il Novara, che non ha diffidati. Nel primo tempo ha ammonito Plasmati, che invece, come detto, salterà la sfida di Ascoli. Qui rivediamo il intervento su Marianini. Calcio di punizione in favore del Vicenza, lo sta per battere Gian Donato. Quarto minuto del secondo tempo, sempre Novara in vantaggio. Movimento di Plasmati, di Malonga, c'è anche Castiglia a dare una mano all'interno dell'area di rigore. Salta proprio Plasmati, Farago allontana il pallone lanciando Pablo Gonzalez. Duello con Padalino, alla meglio su Gonzalez e fa ripartire Pinardi. Malonga, Malonga si allunga il pallone, se lo fa allontanare da Lisuzzo. Arriva Gian Donato, cerca un'apertura su Giacomelli che è troppo lunga. Qui tradisce frenesia, voglia di strafare il Vicenza, la voglia di andare sì più velocemente possibile nell'area di rigore avversaria, ma quando manca la precisione, quando i passaggi non sono dosati, si rischia di perdere parecchi palloni importanti, ed è quello che sta capitando al Vicenza. È successo già nel primo tempo e si sta ripetendo in questo avvio di ripresa. Quadrato Roberto Breda, 43 anni, tecnico che vive la sua prima esperienza alla guida della formazione vicentina. L'anno scorso era allenatore della Regina, del Prete di Testa, Mehmeti. Fermato Mehmeti, che però ha commesso fallo. Punizione per il Vicenza, che torna in avanti con Padalino. Lancio di Padalino per Malonga, troppo lungo, un'altra imprecisione, un'altra rimessa laterale. Bardi continua a raccogliere oggetti nella sua area piccola e ad allontanarli, mettendoli fuori dal terreno di gioco. La rimessa di Alassan, salta Gonzalez, è stato anticipato però, palla riconquistata da Padalino. Gian Donato, profondità per lo scatto di Giacomelli, la chiusura di Perticone, insiste Perticone, riesce a rinviare verso Farago. Gonzalez, fallo di Pablo Gonzalez. Il calcio di punizione che stava per battere Padalino, e qui la nostra regia ci fa vedere gli oggetti che sono stati lanciati nell'area di rigore di Francesco Bardi, mentre attacca il Vicenza con Malonga, Pinardi, Plasmati. Passa il pallone sul passaggio di ritorno, ancora Pinardi, Di Matteo, spiovente di Di Matteo, Malonga prova la deviazione di testa, non riesce però a dare precisione né potenza alla sua conclusione Malonga. Cenni di risveglio comunque da parte del Vicenza in questi primi 7 minuti del secondo tempo. Attacca il Novara con Farago, Mehmeti, Alassane. Lo scambio con Mehmeti, ancora Alassane, fa girare il pallone pesce, Marianini, Perticone, Del Prete, ancora Del Prete, non riesce a saltare il terzo avversario che era Gian Donato, è ripartito Giacomelli, ancora Giacomelli, arriva pesce, Giacomelli recupera il pallone e Castiglia ha giocato all'indietro verso Gian Donato, Pinardi, subito per l'inserimento di Padalino. Pinardi, Padalino, palla di ritorno, è finito a terra nel contatto con pesce Alex Pinardi, tutto regolare per arbitro e assistente. E allora rimessa dal fondo per Francesco Bardi. Il gruppo di tifosi del Vicenza sta voltando le spalle al campo, quasi a non voler guardare la loro squadra, mentre abbiamo rivisto il colpo di testa di Malonga, e questa è la curiosa immagine che la nostra regia ci propone per vedere come i tifosi del Vicenza protestino. E questo va sicuramente bene, protestare in maniera civile contro il Vicenza, va meno bene lanciare oggetti nell'area di rigore di Bardi. Calcio di punizione in favore del Novara, Pablo Gonzalez trattenuto da Camisa, punizione battuta, il cross di Del Prete, messo fuori Gian Donato, ancora Del Prete. Assiste Del Prete, che ha avuto un'esperienza in Serie A con la maglia del Siena, qui guadagna una rimessa laterale. Uno dei giocatori d'esperienza di questo Novara
Lorenzo Del Prete, che l'anno scorso era alla Nocerina. Perticone, Pesce. Troppo lungo il pallone per Alassan. Ci sarà rimessa laterale, è stata già effettuata verso Malonga. Malonga, duello con Alassan, che commette fallo, e calcio di punizione per il Vicenza. Pinardi, Di Matteo, Giacomelli, a terra Giacomelli, contatto con Perticone, punizione per il Vicenza. Fallo di Perticone, qui un po' ingenuo Perticone, poteva accompagnare la corsa del suo avversario, invece lo ha spinto alle spalle. Punizione in favore del Vicenza, Gian Donato all'interno dell'area di rigore, salito anche Gentili. Malonga, Gentili, naturalmente plasmati all'interno dell'area di rigore. Ecco Gentili si scontra con Del Prete, c'è un richiamo dell'arbitro Candussio proprio per Gentili e Del Prete. Ovviamente di Pinardi, la palla che si impenna davanti a Bardi, è stata deviata in calcio d'angolo, l'intervento di Marianini, arriva il primo corner del secondo tempo, il secondo in favore del Vicenza, era un pallone molto pericoloso, battuta di Padalino, ancora Marianini che allontana, ancora una possibilità per Padalino di rimettere dentro, Bardi con grande sicurezza, portiere del Novara, è andato a fermare il pallone sul cross. Padalino disturba il portiere avversario Gian Donato. Sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo, sempre Novara in vantaggio grazie a Faragò. Fallo in attacco di Memeti su Gentili, calcio di punizione già battuto. Pinardi, Gian Donato, Di Matteo, errore abbastanza banale qui, è strano da parte di Di Matteo, tentativo di servire Giacomelli, c'è rimessa laterale per il Novara, se ne incarica Del Prete. Anticipato Pablo Gonzalez, poi Marianini non riesce a riconquistare il pallone, allora il lancio di Pinardi verso Plasmati, Lisuzzo di testa, buon ritorno da parte di Plasmati e poi una deviazione per il calcio d'angolo sul tiro di Giacomelli, e qui c'è un risveglio del Vicenza che va per la terza volta dalla bandierina con Giacomelli. Cerca di farsi largo Brighenti, che si è piazzato sul primo palo, spiovente corto però, messo fuori area. Pallone allontanato nella zona di Padalino, ancora un'apertura, ancora una respinta di testa però, e poi l'intervento dell'arbitro Candussio per un calcio di punizione in favore della squadra vicentina. Rivediamo l'intervento di Padalino su Faragò, la punizione in realtà è in favore del Novara ed è stata già battuta verso Pesce. Tocco all'indietro di Bastrini, Bardi, alla lunga di Bardi, poi Pesce anticipato, Faragò a sua volta anticipato da Gian Donato, Pinardi, scivolata di Bastrini, Faragò, Marianini, Faragò, Alassan, fallo nei confronti di Faragò, è pronto ad entrare Semioli. Altro cambio dunque da parte di Roberto Breda, cartellino giallo qui per Castiglia. E vediamo l'intervento falloso esagerato da parte di Castiglia. Castiglia, il secondo ammonito non è diffidato, giallo arriva al tredicesimo del secondo tempo, mentre è entrato Semioli ed è uscito Malonga. Fuori Malonga, dentro Semioli. Non particolarmente incisiva la prova di Malonga,
che ricordiamo è il miglior realizzatore del Vicenza con 6 gol messi a segno finora. Plasmati, vediamo se un esterno come Semioli, di grande esperienza e di grande qualità, ex Chievo, riesce a dare una spinta, una scossa alla squadra di Roberto Breda. Qui intanto guadagna un calcio di punizione, che è pronto a battere Giacomelli, lo ha già fatto verso Padalino. Semioli prova a mettere dentro, Semioli, Bardi scavalcato, la deviazione che manda il pallone fuori, ma in fallo laterale e non in calcio d'angolo è di Perticone la rimessa in favore del Vicenza con Di Matteo. Ancora Di Matteo, arriva a spostare il pallone Marianini, la rimessa laterale ancora affidata al Vicenza con Di Matteo. Fallo su Memeti, la punizione passa al Novara mentre è trascorso il primo quarto d'ora del secondo tempo. Con il Novara sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol di Faragò. Palla lunga verso Memeti, è stato un intervento di testa di Gentili. Adesso Plasmati chiama una trattenuta fischiata dall'arbitro, trattenuta di Bastrini e calcio di punizione in favore del Vicenza. Sta facendo salire il suo baricentro la squadra di Breda, protagonista finora di un secondo tempo volenteroso. Non è riuscito però finora a pareggiare il Vicenza, ha ancora 29 minuti più recupero per farlo. Pronto a battere Pinardi, c'è anche Semioli all'interno dell'area di rigore, due uomini in barriera, si tratta di Pablo Gonzalez e di Pesce. Piovente di Pinardi, prova a mettere dentro Plasmati, allontana Lisuzzo, poi il tiro fuori. Vicenza a un passo dall'1-1, mi ha dato l'impressione del gol il tiro di Castiglia, ex centrocampista della Regina, si avventa sul rinvio di Lisuzzo e manda fuori a un passo il Vicenza con Castiglia dall'1-1. Abbiamo rivisto la conclusione di Castiglia sulla respinta di Lisuzzo, tiro fuori, rimessa dal fondo per Bardi al 17° del secondo tempo. Semioli anticipato da Alassane, Padalino, rimessa laterale, chiamavano un fallo di mano, se c'è stato era del tutto involontario da parte di Padalino. Semioli, ancora Padalino, se ne va da solo Padalino, ha saltato anche Alassane, si trova il pallone tra i piedi, lo affida a Pinardi, ancora Semioli che può andare al cross sul secondo palo, il cross di Semioli, non ci arriva nessuno dall'altra parte, il recupero di Gian Donato, allora ancora un cross di Gian Donato, salta Plasmati e arriva all'1-1 di Castiglia, ha pareggiato il Vicenza con Castiglia, 1-1, si va ad accappare sulla rete Castiglia che ha segnato il pareggio del Vicenza al 17° del secondo tempo, pareggio di Castiglia, 1-1, lo festeggia con entusiasmo ancora maggiore pensando all'occasione che ha avuto un minuto fa. Eccolo il gol di Castiglia che segna la sua prima rete in questo campionato di Serie B sfruttando alla perfezione l'assist di Plasmati. Al 18° della ripresa il pareggio di Castiglia, un minuto prima aveva avuto la grande occasione, aveva calciato fuori su respinta corta di Lisuzzo Castiglia che adesso può festeggiare il suo primo gol in campionato, una rete importantissima che rimette in corsa il Vicenza per un risultato positivo. Qui palla fuori, l'ultimo tocco è stato di Del Prete, secondo l'arbitro rimessa laterale in favore del Vicenza. Sono stati premiati dunque gli sforzi della squadra di Breda con il gol di Castiglia, riparte il Novara con Faragò, si allunga il pallone, lo perde, lo riconquista Bastrini. Ora Bastrini, Padalino anticipa Memeti, Semioli, all'indietro Plasmati che si è fatto male, sta zoppicando Gianvito Plasmati, centravanti del Vicenza. Qui Alassane, lotta con Semioli, palla giocata all'indietro da Gian Donato, Giacomelli attaccato e messo giù da Marianini, c'è fallo,
evidente di Marianini, volevano il vantaggio quelli del Vicenza. Fallo commesso da Marianini, è pronto a rientrare Plasmati, calcio di punizione, rivediamo l'intervento di Marianini, ha rischiato anche l'ammonizione Marianini. Pinardi, cross di Padalino mentre è rientrato Plasmati. Giacomelli, Pinardi, sta arrivando Di Matteo, tiene il pallone Giacomelli, serve sulla corsa Di Matteo, ancora Di Matteo per il cross, non ci arriva Lisuzzo. Adesso difende con un po' di affanno il Novara, il recupero da parte di Gian Donato. Plasmati, Semioli che aggancia, duello è con Alassan, Semioli fermato, la palla è fuori e la rimessa è in favore del Vicenza. Momento favorevole alla squadra di Breda, prova ad allungare il pallone Gian Donato, lo allontana Del Prete, Di Matteo, Pinardi, scivolata di Marianini e fallo di Marianini e calcio di punizione ancora in favore del Vicenza al 20° del secondo tempo. Di Matteo, Giacomelli prova la conclusione deviata, ancora Giacomelli, Pinardi, Gentili, l'incontro Padalino, Gian Donato, Semioli, insiste Gian Donato, ancora Semioli mentre c'è il movimento di Padalino sulla fascia destra, pronto ad andare al cross lo svizzero, Padalino mette dentro, nessun problema per Bardi. Cross era diretto a Plasmati ma troppo lungo, fermato senza difficoltà Bardi. 1-1 dunque il punteggio dopo il gol di Faragò nel primo tempo, pareggio di Castiglia poco fa per il Vicenza. Plasmati, ancora qualche problema per Plasmati mentre il Novara recupera il pallone con Faragò, servito Pablo González, insiste González, c'è in area solo Memeti, prova a cercarlo González, Memeti, tiro allontanato, poi Faragò chiuso da Gian Donato, gran palla quella che González aveva fatto arrivare nel cuore dell'area di rigore per Memeti. Calcio di punizione per il Vicenza, il fallo su Plasmati, continua a lamentarsi Plasmati, ha preso tante botte, qui è stato messo giù. Rivediamo l'intervento di Bastrini su Plasmati, ha bisogno delle cure mediche il giocatore del Novara, che è quello che ha commesso il fallo, cioè Bastrini, mentre Plasmati rimane sul terreno di gioco e siamo quasi a metà del secondo tempo sul punteggio di parità 1-1 tra Vicenza e Novara. Ancora una ripetizione per l'intervento falloso di Bastrini nei confronti di Plasmati, uomo assist per il gol dell'1-1. Plasmati, qui c'è il cartellino giallo per Bastrini. Secondo ammonito per il Novara, Del Prete e Bastrini. Nessuno dei due è diffidato. Salta Plasmati, allontana Pesce, corre Semioli, la palla è ancora buona, la riconquista Semioli, prova ad andarsene, spallata di Pesce e calcio di punizione per il Vicenza. È stato Gian Donato a recuperare il pallone, fallo, punizione già battuta, Padalino che la mette dentro, Bardi la rinvia, tutto fermo però, non aveva ancora autorizzato la ripresa del gioco l'arbitro Candussio. Pinardi riceve qualche istruzione da Giacomelli, si allontana poi Giacomelli, pronto a battere Pinardi, calcio di punizione in favore del Vicenza. Ancora il movimento di Castiglia all'interno dell'area di rigore, Castiglia e Gian Donato, più indietro Giacomelli, sull'esterno si è portato Plasmati, c'è anche Semioli tenuto d'occhio da Alassan, formano, vedete, una linea di tre, Semioli, Gian Donato e Castiglia, un blocco per favorire
movimento di Plasmati, ha battuto Pinardi, colpo di testa e gol del 2-1. 2-1, il vantaggio di Giacomelli, vantaggio Vicenza, 2-1 al 24esimo del secondo tempo, ancora il Vicenza si è portato in vantaggio. Rivediamo il calcio di punizione e il colpo di testa vincente, lo rivediamo ancora. Però non è stato Giacomelli ma ancora Castiglia. Gentili ha segnato il gol del 2-1, ha segnato Gentili per il vantaggio del Vicenza. Sono saltati in tre su quel pallone, Gentili è stato il più svelto di tutti, anche per lui si tratta del secondo gol in campionato, Gentili. E dunque nello spazio di 6 minuti ha capovolto la situazione il Vicenza, il gol di Gentili che ha portato il Vicenza sul 2-1. 6 minuti davvero fantastici per il Vicenza che con Gentili si è portato in vantaggio. 2-1, adesso la situazione sorride alla squadra di Roberto Breda. 2-1, 6 minuti che hanno capovolto la storia della partita con il gol di Gentili. Pesce, Marianini, Perticone, ancora Pesce, palla in profondità con il controllo da parte di Semioli, può tornare in avanti, ancora Semioli, Plasmati, Semioli, è stato fermato dalla scivolata di Pesce l'attacco del Vicenza, se ne va Gonzales, posizione di ala sinistra, l'attacco di Gonzales trattenuta di Gian Donato, evidente prolungata, merita il cartellino giallo che arriva. Ammonito Gian Donato esattamente al 26esimo del secondo tempo, il gol di Gian Donato, mentre è pronto ad entrare Lazzari, Flavio Lazzari, centrocampista classe 86 ex Empoli, prende il posto di Perticone. Fuori Perticone, dentro Lazzari, sta per battere Gonzales, il calcio di punizione in favore del Novara. Situazione che adesso è favorevole al Vicenza per 2-1. Tornato a segnare in casa il Vicenza dopo una lunga astinenza. Ecco lo spiovente di Gonzales, è stato Plasmati ad allontanare. Poi Pinardi organizza l'azione d'attacco del Vicenza, 4 contro 2, palla giocata subito sulla destra ma troppo lunga e non ce la fa a tenerla in campo Giacomelli. Che occasione sprecata dal Vicenza, non ce l'ha fatta Pinardi a dosare la misura del passaggio, era un 4 contro 2 davvero molto molto favorevole alla squadra di Breda. È ripartito il Novara con Alassan, Bastrini, Faragò, palla fuori perché c'è un giocatore a terra, il giocatore del Novara a terra, si tratta di Pesce. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del secondo tempo con il Vicenza in vantaggio per 2-1 nei confronti del Novara. Il gol di Gentili ha dato il vantaggio alla squadra vicentina. Palla restituita al Novara. Per la rimessa è pronto Alassan. Lisuzzo. Bastrini, Faragò, ancora Faragò, si fa vedere Pesce che è, si è ripreso dall'infortunio, ancora Faragò, Gonzales a terra e calcio di punizione, il cartellino giallo per Giacomelli e quindi quarto ammonito
per quanto riguarda il Vicenza, e anche Giacomelli, così come era capitato a Plasmati, salterà la trasferta di Ascoli. Due ammonizioni pesanti, Plasmati e Giacomelli salteranno la sfida di Ascoli. Spiovente di Gonzales, mette fuori Plasmati, può ripartire Semioli. Pinardi attaccato, ha perso il pallone Pinardi, c'è rimessa laterale. Rimessa laterale che spetta al Vicenza. Pinardi, ancora un rimpallo favorevole a Pesce, può attaccare Marianini. Pesce, di nuovo Marianini, Gonzales, Marianini, Gonzales prova a liberarsi, palla sul sinistro, una deviazione e poi il fallo commesso dal nuovo entrato. Lo stiamo rivedendo, il fallo commesso da Flavio Lazzari per la punizione che è favorevole al Vicenza. Vicenza che sta per far entrare Daniele Martinelli, altro giocatore d'esperienza, difensore classe 82. Martinelli con la maglia numero 5 prende il posto di Giacomelli, fuori una punta, dentro un difensore. Martinelli entra per giocare l'ultimo quarto d'ora. È stato l'uomo più pericoloso nel primo tempo, Giacomelli, per il Vicenza. Padalino che si è spostato sulla fascia sinistra per dare una mano a centrocampo, e Martinelli entra invece in posizione di difensore di fascia destra. Alassane, Faragò, ancora Alassane, riesce a tenere in campo il pallone, c'è rimessa laterale in favore del Novara. Faragò, Del Prete servito da Marianini, movimento di Lazzari, stringe Del Prete. Gonzales, tocco all'indietro ancora per Del Prete, può andare al cross, la palla è uscita, si è alzata la bandierina dell'assistente Liberti, è uscito il pallone sul cross di Del Prete e quindi rimessa dal fondo per Pinsoglio. 32esimo del secondo tempo, Vicenza 2 Novara 1. Nello spazio di 6 minuti prima Castiglia e poi Gentili hanno ribaltato la situazione di vantaggio iniziale del Novara con il gol di Faragò. Adesso punizione in favore del Vicenza, la battuta Gian Donato. Martinelli, lo scatto di Semioli, duello con Alassane che lascia finire il pallone fuori. C'è calcio di punizione, pronto a battere Bardi. Lisuzzo, palla lunga a cercare Pablo Gonzales, sul rinvio c'è Faragò, ancora Gonzales, palla dentro, taglia tutta l'area, Mehmeti anticipato, c'era stato un rimpallo al centro dell'area di rigore, Mehmeti non è riuscito ad approfittarne, è stato anticipato al momento della girata. Rivediamo, tentativo di Mehmeti e poi riesce a chiudere Di Matteo che aveva svirgolato all'interno dell'area di rigore. Calcio d'angolo per il Novara, lo sta per battere Gonzales, venuto a saltare dalla sua area Lisuzzo, palla di ritorno ancora per Gonzales. Del Prete, insiste Del Prete, spiovente di Mehmeti, deviazione, ancora un angolo per il Novara, ancora un calcio d'angolo per la squadra del Novara, è pronto a battere Del Prete. E qui rivediamo lo scontro tra l'arbitro e Pinardi mentre il Novara attacca. C'è un fallo fischiato in favore del Vicenza, si era inserito in area Bastrini, calcio di punizione in favore del Vicenza, fallo in attacco di Bastrini, dice l'arbitro Candussio, calcio di punizione
che sta per battere Pinsoglio al 34esimo del secondo tempo. Vicenza 2, Novara 1, questo è il risultato che il Vicenza ha capovolto rispetto allo svantaggio iniziale nel giro di 6 minuti. Alassani. Lisuzzo, Del Prete, Marianini, palla buona per Padalino, trattenuto Padalino, fallo di Del Prete. È già ammonito Del Prete, deve andarsene. Era stato ammonito subito Del Prete, secondo giallo, se ne va il difensore ex Frosinone e Siena. Sono brutte notizie per il Novara che rimane in 10. Rivediamo la trattenuta di Del Prete ai danni di Padalino. Per seconda ammonizione viene espulso Del Prete, che lascia il Novara in 10 quando mancano 10 minuti alla fine della partita. Punizione battuta da Pinardi, palla messa fuori area, prova Martinelli, Bardi con una mano, la palla è ancora buona per Padalino, il tiro era di Martinelli, prova ad andarsene Padalino, Padalino la mette dentro, palla nella zona ancora di Martinelli, cerca spazio per il cross Martinelli, lo effettua e termina sul fondo il colpo di testa di Plasmati, ha avuto la grande occasione per il 3-1, Caparbio Martinelli che rimette dentro un pallone che sembrava perso, qui rivediamo il suo primo tiro, con una mano ci arriva Bardi, poi l'azione prosegue, Martinelli mette in area di rigore dove Plasmati non riesce a trovare la porta con il suo colpo di testa. Novara con l'uomo in meno per l'espulsione di Del Prete, lancio di Gian Donato, fuorigioco di Plasmati e calcio di punizione in favore del Novara, già battuto, torna in avanti Marianini. Mancano 9 minuti più recupero alla fine della partita. Pesce, Lisuzzo, Bastrini, ancora Pesce che cambia gioco, inserimento di Perticone, Pesce, Gonzales, prova a liberarsi, Gonzales col sinistro, la palla è buona per Lazzari, esce Pinsoglio e calcio d'angolo, si è fatto male Pinsoglio e qui l'arbitro deve controllare le condizioni del portiere del Vicenza. Eccolo qua l'intervento di Pinsoglio che va a schiaffeggiare il pallone sull'attacco di Lazzari, calcio di punizione in favore del Novara, lo batte lo stesso Lazzari, Pinsoglio può rientrare in campo, Gonzales all'interno dell'area di rigore. C'è un giocatore del Vicenza a terra, si tratta di Gian Donato. Pronto a battere Lazzari, c'è Lisuzzo sul primo palo, palla messa dentro ed allontanata, tentato Pesce dalla distanza. Sul fondo il tiro di Simone Pesce, pronto alla rimessa Pinsoglio mentre c'è ancora Gian Donato a terra. Ancora Gian Donato a terra, si era fatto male in precedenza, adesso evidentemente ha ancora problemi. Gian Donato pronto alla rimessa dal fondo Pinsoglio. 38esimo del secondo tempo, vantaggio Vicenza per 2-1 nei confronti del Novara. Sul rinvio di Pinsoglio salta Plasmati, difende il pallone Gian Donato, Martinelli, Semioli, ancora Martinelli che prova a lanciare verso Padalino, Semioli, poi Alassan in opposizione, fallo di Semioli su Alassan, il calcio di punizione che spetta al Novara, mentre c'è un cambio, l'ingresso di una punta e cioè Piovaccari al posto di Memeti. Non ha brillato particolarmente Memeti in questa partita, al suo posto entra adesso Piovaccari con la maglia numero 7. Lisuzzo, Perticone, Bastrini,
stato fermato Pesce mentre, scusate, Lazzari ha recuperato il pallone. Padalino, adesso Semioli può andarsene in posizione di ala destra, ancora Semioli cerca di passare in mezzo a due, lo ferma Alassan, grande vitalità del difensore ghanese, poi la palla resta lì per Pinardi, dentro per Plasmati, Plasmati in posizione regolare, è stato bravissimo Bardi con una mano, bravissimo Bardi con una mano a salvare su Plasmati, grande intervento del portiere del Novara che evita la terza rete vicentina, era regolare la posizione di Plasmati, ma Bardi è stato bravissimo sia a non andare giù sia a intervenire con la mano. Seguiamo l'azione di Gonzales, prova ad andarsene di forza Gonzales, insiste Gonzales, alla fine guadagna un calcio d'angolo, spinge il Novara, mentre rivediamo la posizione regolare di Plasmati sul lancio di Pinardi, poi l'ottimo intervento del portiere Bardi, spiovente di Gonzales, colpo di testa sul fondo da parte di Bastrini, sono saltati Lisuzzo e Bastrini, palla fuori, è pronto alla rimessa Pinsoglio, stanno per cominciare gli ultimi 5 minuti della partita, rivediamo l'ottimo lancio di Pinardi, posizione regolare di Plasmati, bravissimo Bardi con una mano, poi arriva Bastrini a dargli una mano allontanando il pallone, Bastrini, Alassan, fermato Martinelli, Padalino, profondità Padalino che ha subito fallo, c'è calcio di punizione nel secondo tempo, il Vicenza ha ricondotto dalla sua parte il numero delle conclusioni, abbiamo rivisto il fallo subito da Padalino, battuto Gentili, anticipato Pinardi, ma la palla la recupera ancora il Vicenza di Matteo, Pinardi prova a prolungare, palla ancora buona, la rinvia Lisuzzo, Gonzales è stato fermato, attacco di Faragoma, la rimessa laterale in favore del Novara, cercava lo scatto Pablo Gonzales in posizione di ala destra, voleva servire Piovaccari, rimessa però che spetta alla squadra vicentina, ha visto girare la partita in modo davvero rocambolesco Giacomo Gattuso, tecnico del Novara in coabitazione con Carlo Perrone. Qui ancora una rimessa laterale, stavolta favorevole alla squadra del Novara. Perticone, Pesce, salta Piovaccari, viene anticipato, poi il rinvio di Gentili, cerca di ripartire Marianini, c'è calcio di punizione per il Novara, fallo di Castiglia. Rivediamo la trattenuta di Castiglia su Marianini. Calcio di punizione, ultime speranze per il Novara, 3 minuti più recupero, ancora da giocare allo stadio Romeo Menti con il Vicenza in vantaggio per 2-1. Fischio io, dice l'arbitro Candussio, sul pallone Lazzari e Gonzales. Si allontana Gonzales, il destro di Lazzari sul secondo palo, tentativo di testa che termina sul fondo. Vediamo la palla che passa, c'è il tentativo di testa con palla che termina fuori, nessun problema qui per la porta, difesa da Pinsoglio, lancio di Padalino, cercare Pinardi, ancora Padalino, prova ad evitare Pesce, Pesce guadagna un calcio di punizione, punizione già battuta e adesso ce n'è un'altra sempre in favore del Novara per il fallo su Lazzari, Pesce, è stato Marianini prima a cercare il colpo di testa, Lisuzzo ferma Plasmati, Bastrini, Marianini, un rimpallo favorevole a Simone Pesce messo giù da Padalino,
Sta per cominciare l'ultimo minuto del tempo regolamentare. Lazzari, cercato Piovaccari di prolungare, ancora Piovaccari con caparbietà, spiovente di Faragò, Gonzales non è riuscito a calciare, arriva Marianini e manda sul fondo. Che occasione per il Novara, il destro di Marianini sul fondo, era in ritardo Pinsoglio. Rivediamo il cross di Faragò, la respinta della difesa vicentina e poi il destro che termina fuori di Marianini. Sembra non crederci Gattuso quello che sta vedendo in campo con il suo Novara che sta perdendo qui. Scontro testa contro testa, è rimasto a terra Plasmati, si è rialzato invece Bastrini. Alla buona per il rinvio di Castiglia, può partire Semioli, posizione regolare, palla è passata vicino al suo compagno infortunato. Allora il cambio di gioco verso Pinardi, ancora Pinardi decide di tenere il pallone, lo infila in mezzo per Semioli. Semioli, Padalino, ancora Semioli, si è rialzato intanto Plasmati e va a giocare il pallone verso Pinardi. 30 secondi alla segnalazione del recupero, attacca il Vicenza con Di Matteo. Ancora Di Matteo, va da solo, Di Matteo prova a mettere il pallone dentro, tocco all'indietro da parte di Castiglia, tiro di Pinardi deviato, calcio d'angolo per il Vicenza che adesso trascina all'applauso i suoi sostenitori. Tiro di Alex Pinardi deviato in calcio d'angolo, sta per scadere il tempo regolamentare allo stadio Romeo Menti, 3 minuti di recupero, ancora 3 minuti da giocare al Romeo Menti con il Vicenza in vantaggio per 2-1. Capace di capovolgere la situazione nello spazio di 6 minuti. Faragò, c'è rimessa laterale per il Novara. Lisuzzo, Novara che ricordiamo sta giocando in 10, l'espulsione di Del Prete per somma di cartellini. Aggancia Lazzari, Faragò, Lazzari, Pesce, Gonzales, non riesce il passaggio di ritorno, ha fatto poco complessivamente anche Gonzales, rimane sul tabellino il suo assist. Qui Piovaccari anticipato da Martinelli, palla messa fuori area, la rinvia Gian Donato facendola andare a finire nella metà campo del Novara. Lisuzzo, passato il primo dei 3 minuti di recupero, lancio in profondità, è stato fermato Marianini, recupera Gonzales, prova con le ultime energie il Novara, adesso c'è la possibilità per Plasmati di andare in velocità. Plasmati, dopo lo scambio con Castiglia, arriva Pinardi, va da solo, rinvio di Lisuzzo, corre Piovaccari, palla però in zona morta, la fa terminare in fallo laterale Di Matteo. La rimessa sarà del Vicenza. Possibilità per Padalino, servito da Plasmati, se ne va da solo Padalino, lo tiene d'occhio Lisuzzo, temporeggia Padalino, cerca un cross deviato da Lisuzzo, può ripartire il Novara con Pesce, è cominciato l'ultimo dei 3 minuti di recupero decisi dall'arbitro Candussio, c'è un intervento falloso che provoca il giallo per Pinardi. Abbiamo rivisto l'intervento di Pinardi, non è diffidato. Sono Plasmati e Giacomelli gli uomini che salteranno la prossima partita. Questa è l'ultima possibilità per il Novara di evitare la sconfitta. Palla lunga da parte di Pesce, saltato Faragò, la mette giù Lazzari, non passa il pallone, rinviato da Gian Donato, corre Bardi per anticipare al massimo i tempi, sono rimasti 10 secondi per le speranze del Novara che attacca con Lisuzzo. Ancora Lisuzzo, la deve mettere in mezzo se vuole avere ancora qualche speranza di arrivare al pareggio. Salta Bastrini, poi prova Marianini, palla buona per Pesci all'interno dell'area di rigore, ha parato Pinsoglio e finisce qui. Ha vinto il Vicenza ed è una vittoria importantissima per la squadra di Breda,
che sale a quota 16 in classifica, non vinceva dal 29 settembre, poi aveva collezionato 3 sconfitte e 4 pareggi in 6 minuti con i gol di Castiglia e Gentili. Il Vicenza ha capovolto la situazione e ha vinto la partita. Per il Novara notte fonda, ma ottimo primo tempo per la squadra del duo Gattuso-Perrone. Poi è arrivata la rimonta del Vicenza. Ci fermiamo qualche istante, Super Sport. È finita con la vittoria del Vicenza 2-1, è tornata a segnare dopo 3 partite di digiuno nel suo stadio la squadra vicentina ed è tornata a vincere, cosa che non riusciva dal 29 settembre, dal 2-1 al Grosseto. Anche lì una grande rimonta nei secondi finali, abbiamo ricordato dopo il gol di Sforzini, la rete di Plasmati e il rigore di Pinardi. Nei 5 minuti finali, recupero compreso, stavolta sono stati 6 minuti quelli che hanno acceso il Vicenza con le reti prima di Castiglia e poi di Gentili per il 2-1 definitivo. Questo è il riassunto statistico di una partita in cui il Novara è stato protagonista nel primo tempo, il Vicenza lo è stato nella ripresa. Nel prossimo turno, mentre vedete l'espressione sconsolata di Giacomo Gattuso, allenatore del Novara in coppia con Carlo Perrone, nel prossimo turno Ascoli Vicenza sabato 24 novembre alle 15, Novara Livorno sarà l'anticipo di venerdì 23 novembre alle 20:45. Il Novara rimane a 10 punti, il Vicenza sale come detto a quota 16 e si allontana dalla zona play-out. Hanno deciso i gol di Castiglia e Gentili dopo la rete iniziale di Faragò. Grazie per averci seguito, su Sky Sport ci sarà Serie B Remix con tutti i gol della 15ª giornata. Per ora è tutto da Vicenza, il saluto di Massimo Teca che vi ricorda che allo stadio Romeo Menti il Vicenza ha battuto il Novara per 2-1.